dopo aver ospitato lo strepitoso assolo di Ricarda Bauerfeind e ancora la suggestiva Albi, la città di partenza della sesta tappa del Tour de France Femme avec Zwift 2023, una tappa che è piena di attese per il Tourmalet di domani, ma anche di notizie mattutine come quella dell'esclusione di Danny Stam, il DS della SD Works, dalla corsa da adesso in poi. Galeotto fu quel traino a Demi Vollering che è anche costato alla favorita di questo tour insieme a Mick van Vleuten 20 secondi in classifica generale. Abbiamo visto la gioia della Phoenix Deceuninck per un tour che gli sta dando grandi soddisfazioni. Yara Kastelein in maglia poix, Lotte Kopecky è sempre rimasta in maglia gialla dall'inizio di questo Tour Femme, ma vuole vincere un'altra tappa dopo quella d'apertura oggi nella Albi Blagnac, una tappa dal caldo torrido che potrebbe favorire le velociste, ma abbiamo visto quanto sia difficile arrivare in volata di gruppo in questo Tour Femme, soprattutto da quando Lorena Vibes si è ritirata e la SD Works non deve più avere il pallino in mano per portare lei alla sua dominante volata. 122 km e 4 côte categorizzate di quarta categoria più un altro paio non categorizzate. È un'altra tappa insidiosa, poco controllabile per il gruppo. In fuga sono in tre, la prima a partire è stata Agnieszka Skalniak-Sojka della Canyon-SRAM, l'ha seguita Sandra Alonso della Ceratizit e poi si è unita Emma Nosgard della Movistar, molto forte. Nel frattempo Lotta Hentala viene squalificata per essersi aggrappata alla propria ammiraglia della Sudal Quick-Step, giuria intransigente in questi giorni in questo Tour Femme, mentre nella Côte du Clos-Pourtier ci prova Lizzy Deignan, che però viene rispettata e seguita da tutte le migliori del gruppo. Lotte Kopecky in testa, si rallenta dopo questa azione, può prendere un po' di respiro la fuga di Alonso, Skalniak-Sojka e soprattutto Emma Nosgard dietro a 54 dalla fine, una caduta spaventosa e molto importante per la classifica. Rimane KO Veronica Ewers, l'americana dell'IF, la donna di classifica dell'IF, arriverà al traguardo ma a quasi 10 minuti dalle prime, coinvolta anche la donna di classifica della Ceratizit, Cedrine Kerbaol, così come Yara Kastelein in la maglia poix e Jule van de Velde, che però tornano agilmente in gruppo poco dopo, così come Charlotte Kuhl che si era staccata in quel quarta categoria precedente, è stata aiutata dalle compagne a tornare in gruppo, ma la DSM, la sua squadra, è la più interessata di tutte alla volata. Allora la fuga prende altri 30 secondi, un minuto e mezzo a 30 dalla fine, dopo l'attacco di Grace Brown che non sortisce alcun effetto. Lotte Kopecky continua ad accumulare valanghe di punti per la sua maglia verde, Ashley Mulman la segue in ogni dove ma è nettamente seconda in questa classifica. La DSM si mette a tirare insieme alla Lidl Trek di Elisa Balsamo e alla Jumbo Visma di Marianne Vos, mentre ci avviciniamo ai dintorni di Toulouse. Blagnac è lì vicino, 15 secondi per la fuga a 4 km dalla fine, quando Emma Nosgard con una delle sue sgasate stacca Sandra Alonso dietro. Stavolta non c'è Marle Reusser a togliere le castagne dal fuoco per tutte. Allora sono 10 secondi a 1 km dalla fine quando c'è questa chicane con al centro delle rotaie e c'è una caduta nel gruppo che sta inseguendo da dietro, coinvolta anche Elisa Balsamo. Non ci saranno gravi conseguenze da questa caduta, ma il gruppo viene distrutto, c'è confusione davanti, si smette di tirare per qualche decina di metri. Allora Emma Nosgard, colpo d'occhio, guarda indietro, vede la confusione e decide di lanciare una volata infinita di 600 metri, stacca subito di ruota Skalniak-Sojka, prova ad arrivare in fondo Emma Nosgard a fare un numero incredibile, dietro sta rivenendo Marianne Vos, trainata dal suo lead out insieme a Lotte Kopecky e a tutte le altre, ma Emma Nosgard con un numero senza alcun senso, mezzo chilometro di volata, una svattata incredibile di Emma Jorgensen Nosgard. Finale assurdo qua a Blagnac, ha ricordato tantissimo quello della terza tappa che poi ha vinto Lorena Vibes col gruppo che ha ripreso Julie van de Velde a 200 metri dalla fine. Emma Nosgard non si fa riprendere, un po' perché ha fatto veramente una trenata da fenomena, un po' perché dietro non c'era Marle Reusser e un po' per quella caduta su quella chicane con rotaia che forse è risultata
decisiva per l'esito di questa tappa, non una grande idea degli organizzatori piazzarla proprio lì. Ha vinto Charlotte Kuhl la volata delle battute su Lotte Kopecky, anche oggi adirata, arriva a quarta, Marianne Vos è quinta, un'ottima Soraya Paladin con dietro Chiara Consonni, ma la protagonista del giorno è Emma Nosgard, 24 anni, danese, a Lotte Kopecky. Sta iniziando a mancare spazio in armadio per le maglie gialle, domani la porterà fino al Tourmalet e poi la cederà a qualche donna di classifica nella tappa decisiva di questo Tour de France Femmes avec Zwift che stiamo per andare a vedere. Lotte Kopecky nettamente prima anche nella competizione della maglia verde, ma oggi abbiamo visto un numerone di Emma Nosgard, che è stata una velocista per tutti i suoi primi anni di carriera, ora ne ha 24. Ha vinto in volata una tappa del Giro 2 anni fa, ma ha detto in intervista ormai ha compreso di non poter competere con le più grandi velociste, allora ha provato questa follia della fuga a 3. All'inizio di quest'anno si era rotta la clavicola, è il giorno più bello della sua vita, dirà in intervista, e domani invece sarà il giorno più bello e il giorno più brutto della vita di qualcuna del gruppo, la tappa del Tourmalet, 89,8 km con il Col d'Aspin, si scende a Sainte-Marie de Campagne e poi si sale per il versante da 17,2 km a 7,3%, l'arrivo a 2106 metri sull'iconico Tourmalet deciderà in gran parte questo Tour de France Femmes 2023. Oggi ha vinto Emma Nosgard, ci vediamo domani.